Pronto? Ma chi è? Ma chi è? Ciao Angelo, come stai? Come stai? Mi telefoni a quest'ora? Io già so 5 ore che sto in piedi. Ma senti un po', io ho sentito. No, 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 ma parlami cosa serie. Io ho letto lì la dichiarazione che ha fatto Origemma. Ma che succede? Ci sono stati tre comunicati, uno dietro l'altro, da parte del circolo Vesprini, poi il comunicato di Silvestroni e di Aurigemma sono stati estremamente chiari, hanno dichiarato che questa amministrazione è portata avanti da Italia Viva, rappresentata da Italia Viva, quindi di fatto hanno sostenuto la tesi di Frascati Futura e Cambiamo. E hanno ovviamente dichiarato ai loro referenti territoriali che se sono con Fratelli d'Italia non possono essere con Italia Viva. Attenderemo adesso un comunicato ufficiale di tre consiglieri di Fratelli d'Italia, Ma non sbaglio, che D'Ambrosio. allora un sindaco casca. E come teoricamente? Se lo lasciano in tre, che teoricamente? Sto dicendo, se saranno pronti, l'opposizione è pronta per andare da un notaio e firmare la sfiducia, ma si dovrà verificare entro sabato, Ma pochi giorni. che si dice in giro sulla piazza? Sinceramente non lo so, Angelo, conosco troppo bene la politica, attendiamo le dichiarazioni ufficiali di Magliocchetti, Ambrosio e Lozzi, prova a chiamarli, non so se ti risponderanno. Ma sicuramente se l'ordine è quello, questi si adeguano, no? Te pare? Se fanno parte di Fratelli d'Italia si devono adeguare, anche perché hanno dichiarato Silvestrone e Aurigemma, chi non si adegua è fuori dal partito. Certo. Però rivale sempre quel discorso, poi questi ti fanno, sì, vabbè, andiamo a casa, e poi che succede? Il 12 marzo ci sarà un altro dibattito del centrodestra sulle tematiche periferiche, ma Angelo, oggi non mi sembra che questi, tra virgolette, responsabili che hanno sostenuto comunque questa attuale amministrazione, erede del Partito Democratico, che hanno lasciato 50 milioni di passivo, abbia brillato come Tacci maggioranza. loro. Quindi, Ieri è arrivata la Delta Force, è andata a cercare i 48 milioni, a Colle Pissuto ne ha trovati 348, cioè Stafino arriva a 48 milioni. comunque, Angelo, te che sei molto amico di Paolo Ciuffa, prova a sentirlo. Ma sicuramente Salline, oh, ti pare che è Salline. È appena entrato a Fratelli d'Italia, mo che fa? In Salline. E dai, no. Comunicato è chiaro, o si allineano o fuori da Fratelli d'Italia. Te lo dico io, questi vanno fuori e restano in groppa. Dici che non sfiduceranno il sindaco? Ma è perché c'hanno quell'alibi, no? Dice sì, gli ha dato Silvestroni, no? E gli ha detto sì, andiamo a casa e poi tutto sta a vedere il. Ma il comunicato di Silvestroni di ieri smentisce quello che ha dichiarato all'Odelflora. Silvestroni è stato chiaro, E non ci interessa. allora si vede che Silvestroni c'ha un'ipotesi e po', si vede che il po' de Silvestroni è stato risolto. Che te devo dire? Vedremo, Angelo, io posso risponderti su quello che so. Ti dico, da parte di Mirko Fiasco la firma è pronta, c'è, l'ho sempre dichiarato, deve essere entro il 24 febbraio. Ovviamente il 23 è domenica e di fatto il 24 il sindaco dovrà essere sfiduciato. Quindi sabato, entro sabato sera alle 23:59 e bisognerà firmare. Vabbè, staremo a vedere, aspettiamo. Mi raccomando, facete le cose fatte bene, eh. Angelo, Non facete pecionate. verrà un notaio e si firmerà davanti al notaio, eventualmente. Il notaio, basta che il consiglio comunale dicono passiamo all'opposizione, la cosa è fatta. No, Angelo, perché No. la sfiducia deve essere entro il 24 per andare a votare
maggio, beh, ma se il sindaco lunedì sarà sfiduciato, no, il 2 marzo si andrà a votare nel 2021 e la città sarebbe commissariata. Sì, ma lunedì 24 febbraio. Febbraio, sì. Il giorno del mio compleanno, tra l'altro, Angelo. Ho capito, ma il 24 febbraio c'è il consiglio comunale? No, ci sarà il 2, perché questa è la sarà davanti a un notaio. Ho capito, vabbè. Vabbè, allora aspettiamo. Vediamo che... Angelo, vai in giro, vai a trovare Magliocchetti, Ambrosio e Lossi, prova a chiamarli. E mo ce vado. Gli chiamo subito, anzi. Che ne chiamo? Chiamali e gli dici se sono pronti e ci comunicassero però anche a noi a che ora ci si dovrà vedere davanti al notaio. Vabbè, chiamo subito, va. Te saluto, va. Ciao, fammi telefonare.